Mediterraneo sia quella nave che va da sola, tutta musica e tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la storia e la leggenda del flamenco e della taranta, tra l'algebra e la magia, nella scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Vi accompagnerò in questo meraviglioso percorso nei nostri laboratori che vi lasceranno stupefatti. Seguitemi. Dello stesso mare, e nessuno è pirata, e nessuno è migrante, siamo tutte navi vent. Alle, alle, il mio padre paglia, non sono più son fuori della mia mente, il mio padre pirata, il mio padre migrante, non sono più ste navi vent. Che il Mediterraneo sia la fortezza che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio, che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Gente diversa da Napoli che inventa melodie ai tamburi dell'Algeria. Ale, ale, alla mia mamma, più si ti va, e ci ammazzare, e anche un po' sale, lo dico, tamburi dell'Algeria. Che il Mediterraneo sia quella nave che va da sempre, navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare, Nina Pinta e Santa Maria, e il coraggio di quei marinai, e quel viaggio che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Che il Mediterraneo sia quella nave che va da sempre, navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare, Nina Pinta e Santa Maria, e il coraggio di quei marinai, quel viaggio che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Thank you.
noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, lo sguardo all'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Che porta nel cuore questo grande fratello blu. Al di là del mare c'è qualcuno che, c'è qualcuno che non sa niente di te. Gente di mare che se stasera sto sballando, che voglio partire, con due parole in bocca e tanta semplicità, potesse essere allegro. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, o vento sta passando e io voglio sentire, a forno in mano tinta terra e cerco e non guardo e non mi paro bene. E io mi sento vecchio. Potesse essere all'era con mia figlia in braccio, che mi tocca faccia e non mi fa guardare. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così. Mi sento una creatura che non può farmi via. Volesse rubare senza mi far vedere tutte facce da gente. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, o viente è già passato, non posso più sentire, e mi è rimasto un cuore alla torre un magnano, e non può chiamare. Deve essere all'era, conosco nella mocca, che mano di intasacca. Potesse essere all'era, con una parola sola,
come adesso che lavora senza papà su me. Sono Luca Martone, alunno dell'Istituto Tecnico Nautico di Nobixio, classe quinta dell'indirizzo Capitani. Perché ho scelto questa scuola? All'inizio l'ho scelta quasi per gioco, sapendo a cosa andavo incontro, ma non del tutto. Grazie comunque ai docenti e alle materie che sono, diciamo, svolte all'interno della scuola, sono stato avvicinato a quella che è l'idea del navigare, appunto, dell'idea del mare. Quando mi fermano per strada e mi chiedono che scuola frequento e io rispondo in Nobixio, le persone rimangono quasi affascinate e attratte stupite da questa mia scelta. Se potessi tornare indietro, sceglierei sicuramente il nautico, perché comunque è una scuola che mi ha insegnato molto, sia a livello di persona, ma anche a livello di istruzione, e mi ha formato molto. E, tra l'altro, mi ha avvicinato a quello che è un territorio nuovo per me, ma di lato si può fantastico. E penso che il punto forte di questa scuola sia il modo di avvicinare il ragazzo, quindi il singolo studente, a quello che è il mondo del lavoro. E quindi alla fine, al quinto anno, dare un diploma del nautico, che è un diploma finito, che darà tanti sbocchi lavorativi per moltissimi lavori. Quindi fate bene la vostra scelta e ricordate acta non verba. Durante questi anni mi sono particolarmente appassionata al diritto della navigazione. Questo mi ha portato a pensare di continuare gli studi universitari presso la Facoltà di Economia Marittima. Inoltre, però, non escludo per me la possibilità di intraprendere la carriera di ufficiale della Marina Mercantile. Ciao, mi chiamo Pier Silvio Radice e frequento la classe quinta E dell'Istituto Tecnico Nautico Nino Bixio a Piano di Sorrento. Ad oggi, dopo quasi 5 anni di studi in questa scuola, posso dire che questo istituto mi ha sicuramente formato, sia come studente ma anche come persona. Mi vengono in mente tutte le attività svolte e offerte a noi studenti dalla nostra scuola in questi anni, come i PON, il giornalino scolastico, le gite di istruzione, ma sinceramente l'attività più bella e irripetibile secondo me è stata l'alternanza scuola-lavoro. Chi sceglie il nautico non è detto che una volta conseguito il diploma debba per forza intraprendere la via del mare. Ad esempio, un giorno il mio sogno è quello di poter entrare a far parte dell'acqua. Salve ragazzi, mi chiamo Vincenza Ursula Bonaiuto e frequento il quarto anno sezione Corso Capitani all'interno dell'Istituto Tecnico Nautico Nino Bixio. Volevo fare una breve panoramica su quello che è il nostro istituto. Innanzitutto terrei a dire che Nino Bixio può vantare di essere uno dei migliori istituti nautici in Campania, se non addirittura in Italia, grazie al fatto che garantisce ai propri studenti un'alta preparazione nelle materie specializzanti quali navigazione, macchine, logistica, elettrotecnica e non, ma in primis una scuola che forma dal punto di vista umano prima che didattico, grazie all'alta qualità dei professori al suo interno e della preside che riesce a organizzare l'intero sistema scuola in maniera eccellente. Volevo concludere dicendo ai ragazzi che hanno intenzione di intraprendere un percorso di studi all'interno del Nino Bixio di iniziare spinti dalla passione per il mare e tutto ciò che lo riguarda, di frequentare la scuola con la massima serietà, perché secondo me, facendo così, ci si promette un futuro pieno di soddisfazioni, prima dal punto di vista personale e poi dal punto di vista professionale. Vi aspettiamo tutti per iniziare insieme una nuova avventura. A presto!